I soldati ebrei condussero Gesù al cospetto di Erode, che da molto tempo desiderava conoscerlo, incuriosito per le cose. Mette la vostra competenza, la vostra giurisdizione a causa di quest'uomo. Un Galileo di Nazareth, il nome è Gesù. Gesù di Nazareth, il giovane rabbi parente del Battista. Da molto tempo desideravo vederti, incontrarti. Mi hanno raccontato la nuova dottrina che vai insegnando. Beati i poveri, beati i mondi di cuore, beati quelli che soffrono, beati quelli che piangono. Mi hanno riferito i numerosi prodigi che hai operato. Ma ora, cos'è successo? Perché sei in catene? Che cosa hai fatto? È un malfattore. Ha trasgredito la legge. Ha profanato il sabato, il grande giorno del Signore. Ha bestemmiato. E ha offeso anche te, o sommo Erode, chiamandoti volpe. Basta, basta. Non voglio sentire altre accuse contro di lui. Vedi, ti prometto la libertà. Se ora, qui in mia presenza, compirai uno dei tuoi straordinari prodigi. Infatti mi hanno detto che hai dato la vista ai ciechi. Io ci vedo! Sì, ci vedo! L'udito ai sordi! Io sento, Rode, sento! La lingua ai muti! Parlo! Hai rinsaldato le gambe agli storpi! Cammino! Io cammino! Cammino! Hai guarito paralitici e lebbrosi. Hai resuscitato perfino i morti. Che ne dici, Erodiade? Vogliamo far resuscitare di nuovo il Battista con la testa sulle spalle? Oh no, no, mia cara Erodiade, vedo che hai paura, no. Lasciamo stare i morti. Paralitici e lebbrosi, qui a corte, non ce ne sono. E nemmeno sordi e muti. Ecco, ho un servo storpio e gobbo, chiamatelo. Avanti, Galileo. Rimettilo a nuovo. È la tua libertà. Come? Non osi? Dov'è allora la tua potenza? Il tuo sterminato amore per gli sventurati? Com'è antipatico? Soltanto una donna come quella Maria di Maddala poteva diventare sua amica. Avanti, Erodiade. Prova tu a chiedere qualche prodigio. Se fosse veramente profeta e amico di donne adultere e divorziate, come dicono, convalidi la nostra unione facendo morire mio marito Filippo, tuo fratello. Ma che brava! Ma sai, questo profeta non uccide, anzi, resuscita i morti. E allora ci dia giovinezza e lunga vita d'amore. Ecco. Se mi assicuri 100 anni di regno, ti lascio libero. Ha detto di essere lui il re di Israele. Non hai inteso. Lo accusano di farsi re di Israele. Lui. Re di Israele. Questa sì che è una trovata geniale. Però mi avevano messo in guardia tempo addietro, perché il popolo voleva proclamarlo re. Tanto che avevo deciso di ucciderlo. Ma poi fu il popolo stesso a definirlo un pazzo, un folle, per via di alcune frasi da lui pronunciate. La mia carne cibo!
Il mio sangue è bevanda. Prendete, fatemi a pezzi, mangiatemi e avrete la vita eterna. Costui è davvero un folle. Perché? Perché aver paura di questo falegname di Nazareth? Noi non vogliamo mangiare la tua carne. Noi non vogliamo bere il tuo sangue. Noi non vogliamo la tua vita eterna. Noi ci godiamo la nostra bella vita di qua. Lasciamolo in pace, poiché continui a deliziarci con le sue stravaganze. Re di Israele costui. Ad ogni modo, prima di rimandarlo da Pilato, vogliamo tributare al Nazareno gli onori regali come merita? Portate qui una veste di color oro e porpora. E adesso rendete a questo re da strapazzo gli onori che si merita. Viva! Viva il nuovo re di Israele! Il re dei pazzi, degli impostori, dei sognatori! Il re che sfama il popolo con la sua carne e lo disseta col suo sangue! Viva! Viva! Alleluia! Osanna! E riferite a Pilato che Erode e la sua corte sono ben lieti di rimettere al suo equo giudizio le sorti di quest'uomo. Riferite che per Erode costui è un irresponsabile, un folle, un demente. Roma e Gerusalemme non hanno nulla da temere dalle predicazioni di costui. Anzi, ne trarranno motivo di sollazzo.